Buonasera e benvenuti a questo appuntamento con il dialogo in diretta. Allora, questa sera abbiamo un ospite interessante, Ilaria Cazzaniga, ci presenterà una storia molto particolare e lo farà insieme alla nostra redattrice Francesca Fumagalli. Ma prima di entrare nel vivo di questa intervista, di questo dialogo, come di consueto vi proponiamo alcune notizie tratte dal dialogo di Monza, il giornale delle buone notizie, la positività in prima pagina. E per voi abbiamo scelto, e chiedo alla regia di mandare in onda la slide, abbiamo scelto tre notizie, per questa, che ritrovate due di queste in home. Una è il fatto che è stato rilanciato il Fondo Hope, il Fondo Speranza, una serie di enti del terzo settore, fra cui la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, ma anche altre realtà legate al terzo settore, al movimento cooperativo, hanno pensato, tra cui anche la Caritas, di lanciare un fondo che vada in aiuto e a sostegno delle persone che si trovano in un forte disagio economico. È evidente a tutti che la pandemia ha creato una situazione di tensione anche sociale e ha portato parecchie persone che non potevamo immaginarci prima della pandemia, ha portato parecchie persone a trovarsi in una situazione di disagio, non soltanto persone che fanno parte del mondo del lavoro dipendente, ma anche piccoli imprenditori. Fra questi citiamo i ristoratori che si trovano in una grave difficoltà. E allora questi enti hanno pensato di creare un fondo, il Fondo Hope, promosso appunto da diversi enti del terzo settore, che va incontro, che viene incontro ed aiuta queste persone. Ecco, su questo articolo che trovate in home ci sono tutte le indicazioni, i criteri per accederci, ma anche i contatti, gli indirizzi email, il telefono a cui far riferimento. Un'altra notizia che vogliamo segnalarvi è una iniziativa che arriva dall'Imbiate. Napoleone torna a Villa Crivelli. Questo grazie al fatto che gli studenti dell'Istituto Agrario hanno allestito un teatro virtuale, una mostra spettacolo che riproduce, ripropone alcune scene, alcuni momenti della vita di Napoleone. E l'ultima notizia ci aiuta ad entrare nel dialogo di diretta che ci sarà questa sera, condotto da Francesca Fumagalli insieme a Ilaria Galimberti, perché Ilaria, scusate, Cazzaniga, che è una liutaia, ci racconterà la sua storia, che è una storia molto originale, molto interessante, e per introdurci a questa storia noi vogliamo anche riproporre ai nostri lettori, ma anche a coloro che si stanno avvicinando al dialogo, la nostra rubrica Il lavoro che resiste. È una rubrica alimentata dalle fotografie di Giovanna Manguzzi e Stefania Sangalli, e ci accompagnano dentro, ci accompagnano verso i lavori di un tempo, i lavori che appunto resistono. E sono i lavori che hanno fatto ricca la Brianza. Vi invito ad andarli a scoprire. E oltre al liutaio abbiamo anche diversi lavori, il carpentiere, il corniciaio, insomma, i lavori artigianali di un tempo tipici della Brianza. E io credo che sia veramente interessante scoprire questa rubrica. Ma ancora più interessante, io direi, e chiedo a Francesca e Ilaria di collegarsi con noi, con me. E lascio a loro, lascio a Francesca il microfono e dico: ascoltiamo questa interessantissima storia di Ilaria. Già io vedo uno sfondo veramente accattivante. Francesca, a te il microfono. Eccoci allora, grazie Fabrizio e grazie Ilaria per essere qui con noi. Ciao e buonasera. Allora, Ilaria, professione liutaia, si è diplomata alla Civica Scuola di Liuteria di Milano e si è specializzata nel restauro degli strumenti ad arco. E non vedo l'ora di sapere di più di questa professione e soprattutto vedendo appunto lo sfondo che assolutamente ci introduce un po' nel tuo mondo. Però prima mi devi spiegare una cosa, perché io so che tu hai studiato fisica, per cui arrivi proprio da un mondo completamente differente. Come è avvenuto questo cambio di scelta così radicale? È un mondo differente, in parte fa parte un po' dello stesso grande mondo, perché la fisica secondo me si applica a tutto e sono una persona molto curiosa,
e lo studiare fisica è partito da questo e continuo a mettere questa curiosità anche nel resto del lavoro. Quindi per me è rimasto un collegamento. La passione per la liuteria è nata parecchi anni fa, quando ancora studiavo il violino, e sono entrata per la prima volta in un laboratorio di liuteria accompagnata dalla mia insegnante. E è stata una delle pochissime volte in cui ho visto un laboratorio di liuteria quando ero ragazza al liceo e più giovane, diciamo. Ma mi è rimasto super impresso la sensazione del legno, i toni caldi, tutta questa cosa. E quindi poi è una cosa che evidentemente ho portato nel cuore finché non sono riuscita a dargli una realizzazione materiale, ecco. Poi ho cercato di mettere insieme le due cose tra fisica e liuteria, e infatti ho fatto fisica applicata ai beni culturali e mi occupo anche di conservazione diagnostica dei beni culturali, ma soprattutto nel campo degli strumenti musicali, quindi ho unito un po' le due cose tra scienza e artigianato. Ah, bellissimo, perché infatti ho visto che comunque tu cerchi di abbracciare questa professione un po' a 360 gradi, perché intanto lavori in bottega, giusto? Sì. Ecco, com'è lavorare in bottega e com'è lavorare in bottega, diciamo, nel 2021? Perché, come hai visto, noi abbiamo questa rubrica Il lavoro che resiste, no? Che si occupa proprio dei lavori artigianali. E molto spesso magari sono lavori a cui noi, appunto, usciti dal liceo non pensiamo neanche, mentre invece leggo che ci sono tanti giovani. Sì, sì. Io da quest'anno, per fortuna, insegno anche in una scuola, nella scuola di liuteria che ho frequentato prima, insegno chimica perché appunto ho una formazione scientifica e ci sono tanti giovani che si avvicinano alla liuteria, è molto bello. Il lavoro di bottega, io sono stata molto fortunata perché ho fatto tirocinio presso un maestro qui a Milano, presso il quale lavoro ancora tutt'oggi, e quindi è un momento importante essere in bottega insieme ad altre persone, perché a volte il lavoro artigianale, se viene svolto da solo, fa un po' chiudere in se stessi, e manca sempre quella parte di scambio con le altre persone per crescere anche dal punto di vista semplicemente lavorativo, oltre che umano, che è sempre una cosa importante, insomma. E l'altra cosa molto bella che ha costruito un mio caro amico e liutaio è un laboratorio condiviso, che è questo dove sono adesso, e siamo in quattro liutai ed è il mio laboratorio personale, diciamo, quindi quando non sono dal mio maestro sono qui, e lui appunto ha organizzato questo laboratorio, siamo quattro liutai che lavoriamo qui tutti insieme, e quindi è un momento in cui si riesce a scambiare informazioni, condividere e non sentirsi un po' una cellula sola che lavora senza sapere bene dove sta andando, ecco. È bellissimo. E proprio visto che parlavi di contatto umano, volevo chiederti che cosa ha rappresentato un po' la pandemia per voi. Avete dovuto chiudere? Avete comunque avuto clienti o non riuscivate più a trovarvi tra di voi? Allora, sì, per un periodo l'anno scorso, quando c'è stato il lockdown duro, io ero ancora dai miei in Brianza e sono rimasta chiusa lì. Tra l'altro avevo appena trasferito il laboratorio qui a Milano, quindi sono rimasta lontano da tutti, quando invece se avessi avuto il laboratorio a casa comunque in qualche modo avrei potuto andare avanti a costruire. E, sì, insomma, si è continuato a costruire gli strumenti, che quello si fa spesso anche senza una commissione precisa, quindi si preparano degli strumenti poi da far approvare ai musicisti, e quello si può fare sempre, ovviamente manca però la possibilità poi di andare in giro tra gli studenti dei conservatori per farli sentire, eccetera. E, guardando anche i liutai che lavorano da più tempo nella bottega da cui lavoro qui a Milano, si è lavorato un po' per committenze, non so, tipo museali. Allora lì c'è sempre un bisogno e si riesce a stare un po' a galla. Ovviamente i musicisti sono fermi da un anno e mezzo e di conseguenza un po' anche noi. Adesso si sta riprendendo e per fortuna loro un pochino hanno sempre fatto concerti in streaming, quindi diciamo qualcosina c'è sempre stato, però molto più lento, ecco, come cioè, è rallentato tutto un po'. Per fortuna, essendo il nostro un lavoro
lento, si adatta bene ai ritmi e quindi ci prendiamo il tempo che dobbiamo e per una volta non corriamo, ecco. Ecco, mi hai detto un lavoro lento. Quanto ci metti a lavorare su uno strumento? Allora, per costruire uno strumento ci vogliono, per quanto mi riguarda, almeno 3 mesi. Ci sono gli utai che lavorano molto velocemente perché magari fanno molta costruzione e basta. E quindi, diciamo, c'è un approccio diverso. Se faccio solo costruzione di nuovo, quindi faccio quello e basta e posso andare un pochino più in serie, diciamo, senza ovviamente perdere l'artigianalità. Io, diciamo, lavorando da scuola, da un altro liutaio, eccetera, in questi sto costruendo un violino all'anno, perché comunque è un qualcosa che non voglio perdere e che mi aiuta a crescere come liutaia. Però, ovviamente, se si fa restauro, si lavora per qualcun altro, poi di personale rimane poco tempo per lavorare. Però questi sono i tempi, più o meno, diciamo, da un mese. Ci sono anche gli utai professionisti che comunque fanno uno o due violini all'anno, perché ci si dedicano con una lentezza, diciamo, che non vuol dire necessariamente più cura, ma in parte sì, o comunque prendendosi il tempo che richiede il legno per essere lavorato, ecco. E c'è un progetto che ti è rimasto un po' più a cuore degli altri, un violino che hai costruito da zero per la prima volta, che ti ricordi? Allora, non un violino, ma sicuramente la prima viola da gamba che ho costruito dal mio maestro mi è rimasta molto impressa, perché è uno strumento molto particolare e che esce dagli schemi dei violini, che invece vediamo sempre. E ogni tanto vogliamo variare, diciamo, soprattutto il violino è uno strumento abbastanza standardizzato e quindi ogni tanto come liutaio si cerca di scappare dallo standard del violino e andare su strumenti in cui c'è un pochino di espressione di più, ci si può liberare un pochino dai canoni estetici soliti. Le viole da gamba sono questi strumenti suonati in epoca barocca, quindi nel 500, 600, 700, e per esempio questa viola era senza punte e quindi con una forma completamente diversa, diciamo a 8, al fondo piatto, e quindi ho scoperto delle cose diverse. E la cosa più interessante di tutte, secondo me, è stato quando ho fatto il mio primo riccio grande, perché tutti i violini sono sempre piccolini. E invece, quando ho scolpito il mio primo riccio grande per una viola da gamba, che è grande come quello di un violoncello, per intenderci, questa è stata una soddisfazione enorme, perché si vedevano delle cose molto più in grande. Bellissimo, scopro proprio la passione dell'artigianato. Però, ecco, proprio prima dicevamo che abbracci un po' questa professione a 360 gradi, perché oltre a lavorare direttamente sugli strumenti, ti occupi anche di ricerca sulla conservazione. E quanto è importante oggi fare ricerca? È importante, è molto difficile nel campo degli strumenti musicali, perché sono, diciamo, una categoria di beni culturali particolare, perché non solo sono oggetti da museo, perché sono storici, raccontano una storia, una cultura, eccetera, ma sono anche suonati. E la conservazione di un oggetto che quindi ha una duplice utilità, diciamo, è complicata. Il momento in cui lo strumento viene suonato è molto pericoloso dal punto di vista conservativo. E quindi innanzitutto c'è un grande dibattito aperto sugli strumenti storici vanno suonati o meno. E tu da che parte stai? Non lo so. Allora, non prendi posizione. Sono lì, e sono storici e se non sono stati suonati per tanti anni non è necessario rimetterli in funzione, per come la penso io, perché una volta che lo strumento si ferma, rimetterlo in funzione comporta un grande stress per il legno, per lo strumento, la vernice e tutto.
e quindi è molto problematico. Anzi, il peggio in assoluto, secondo me, è quando lo strumento non viene mai suonato e viene suonato una o due volte per sentirlo. E allora lì è uno stress eccessivo per lo strumento. E tutte queste cose vanno studiate e cercate di capire al meglio. Soprattutto nel campo del restauro degli strumenti musicali, è un campo ancora artigianale, mentre il restauro dei dipinti è codificato, c'è un'università da tanti anni che gestisce questa cosa. Il restauro degli strumenti musicali è fatto ancora dagli artigiani e spesso è approcciato in modo artigianale e quindi per molto più simile alla riparazione che alla conservazione. E quindi la cosa più importante è fare divulgazione, far capire l'importanza del conservare il bene culturale e poi anche capire se uno strumento è un bene culturale o invece è solo uno strumento che è storico, però può essere benissimo utilizzato perché, diciamo, il valore magari è abbastanza basso, ecco. Interessantissimo, quindi è un processo proprio ancora in corso che si sta evolvendo. E infatti tu parlavi di divulgazione perché, tra le altre cose, sei anche docente, docente di chimica e scienza dei materiali, degli strumenti, suppongo, sempre presso la stessa scuola dove ti sei formata. Cosa cerchi di trasmettere ai tuoi alunni? La capacità di pensare, ragionare, fare e non smettere mai di fare prove. La liuteria sembra a volte, per chi entra nel campo, ormai un po' codificata, invece secondo me c'è sempre la possibilità di spaziare, di cercare nuove soluzioni, e di trovarle, di fare nuovi esperimenti, cambiare colore, cambiare forma e questo spero che, dando tutti gli spunti sui materiali da utilizzare, sulla conoscenza profonda che si deve avere dei materiali che si impiegano, insomma, che i miei alunni li prendano e li facciano loro. Speriamo davvero. Allora voglio chiudere con un'ultimissima domanda. Suoni ancora? Per provare gli strumenti. Sì, ma appunto, solo perché gli strumenti vanno provati. Mi è molto utile saper suonare perché riesco a capire il tono, cioè riesco a entrare un po' meglio nell'idea del musicista, in quello che si aspetta. Mia, è stata sufficiente. Ho capito, grazie. Ilaria, ci hai fatto conoscere un mondo veramente interessantissimo e forse ancora non abbastanza noto, per cui speriamo che, insomma, anche con questa intervista si faccia maggiore divulgazione. Comunque, se qualcuno vuole contattarti, ti trova come Ilaria Cazzaniga anche il sito internet, quindi da lì immagino ci siano tutti i contatti, e anche eventualmente la Civica Scuola di Liuteria di Milano è un punto di riferimento, insomma, per la liuteria della zona, immagino. Sì, assolutamente, anche italiana e europea, mi sentirei di dire, perché è una scuola abbastanza importante. Benissimo, allora anche un'eccellenza europea. Allora, ti salutiamo, buona serata. Grazie ancora.